Cari telespettatori, buonasera. L'attività politica si avvia alla stasi perché ci sono le ferie e anche i parlamentari, la Camera e il Senato, debbono prendersi il meritato riposo. Forse qualcuno di voi non è d'accordo con questa mia tesi, però le ferie spettano a tutti, anche la classe politica merita un momentino di pausa. C'è però un settore della vita politica italiana, il centrodestra, che è in pieno fermento, in piena attività. Dopo che Berlusconi, reduce da intervento al cuore, ha affidato a Parisi, che era il candidato del centrodestra a sindaco di Milano, come dire, una specie di giro di orizzonte del centrodestra italiano. Ecco, Parisi si è messo all'opera, ha visto alcune persone, inevitabilmente sono venute fuori delle polemiche proprio sull'indirizzo, sulla indicazione di marcia, e non si sa nemmeno se questa chiamata di Berlusconi sia una vera e propria investitura per l'uomo politico milanese. Noi di tutto questo vogliamo parlare con il preside Franco di Sicilia, che è un elemento di spicco della politica provinciale, che a mio modo di vedere è una figura molto limpida del panorama nostro irpino. E con lui abbiamo avuto spesso conversazioni e su questa scia intendiamo continuare. Grazie. Grazie di aver accettato l'invito Grazie a lei, in pieno direttore. agosto, diciamo, quando fa caldo non solamente all'esterno, ma anche qui tra le telecamere dirette da Francesco Limite. Allora, come giudica la scelta di Parigi? Ma intanto la ringrazio, direttore, per l'invito, per le belle parole, così come ringrazio i telespettatori e Canale 58. In Forza Italia c'è un'esigenza, c'è l'esigenza di andare oltre Berlusconi e con Berlusconi. C'è l'esigenza perché dopo l'epopea conclusasi negli anni 90 dei partiti di massa, dei partiti popolari, che aveva contraddistinto la storia politica italiana nella seconda metà del secolo scorso, dopo i partiti personali che presero vita alla fine della Prima Repubblica, c'è l'esigenza di voltare ulteriormente pagina. La gente chiede partecipazione, vuole stare dentro i processi politici non delegandoli più a nessuno, e credo che sia questo un aspetto molto avvertito e anche molto giusto. La democrazia vive, si nutre di partecipazione. C'è quindi l'esigenza di individuare un riferimento che non sia Berlusconi. Berlusconi, per dire, i limiti naturali dovuti all'età, alle condizioni di salute, ad un appannamento che inevitabilmente le sue vicende giudiziarie e politiche hanno prodotto, ha l'esigenza di passare il testimone in testimoni, in mani Ecco, a questo sicure ed proposito affidabili. volevo farle una domanda. Secondo lei questa chiamata di Parisi è una indicazione progettuale oppure secondo lei è un'investitura vera e propria di leader? Ma diciamo che Berlusconi le ha tentate tutte nel passato, insomma Alfano, poi Toti, ora Parisi. Insomma, lui avverte l'esigenza di un ricambio anche generazionale. Io credo che voglia puntare realmente, anche perché come dire, non può assistere passivamente allo sfascio e anche alla
decadenza personale e politica relativa anche a un soggetto, Forza Italia, che è una sua creatura, quindi voglia necessariamente, debba necessariamente puntare su qualcuno. Che Parisi sia l'elemento giusto lo diranno i fatti successivamente, ma io credo che sia un fatto fisiologico puntare su qualcuno che tra mille distinguo, direttore, insomma, ci si può chiedere se la classe dirigente si afferma per competizione o per competizione. La storia ci dice che più spesso per competizione, se ha le carte in regola, è uno che insomma pure ha perso di un'incollatura, ma pure ha perso. Tuttavia, a mio avviso, ha l'identikit di un rappresentante dei moderati in Italia, ciò Ok, si ha bisogno. beh, senta un'altra cosa. Questa scelta di Parisi non è stata accolta unanimemente nel centrodestra. Ha sollevato molte polemiche e ha incontrato fortissime resistenze, striscianti, ma sono molto chiare, nel cosiddetto cerchio magico che circonderebbe, ecco, diciamo Berlusconi, Brunetta, Gasparri, poi c'è la Meloni, c'è Salvini e via dicendo. Ma come vedo questa angolazione? Io credo che in un partito democratico, tra l'altro un partito di massa, perché è un partito che ancora oggi, nonostante la crisi e i problemi politici, supera abbondantemente il 10-12%, si ha necessità di processi più democratici, anche di investitura della classe dirigente. Per cui sono istintivamente contrario ai cerchi magici, anche perché prima o poi fanno una brutta fine, con Bossi, ora con Berlusconi. C'è la necessità di andare verso l'investitura di personale politico riconosciuto dagli elettori, anche quotato, anche di qualità, che non si misura dall'indice di fedeltà leader, dal grado di vicinanza o di parentela con Berlusconi. Quindi capisco anche le legittime preoccupazioni circa un ruolo, uno spazio che potrebbe restringersi, ma voltar pagina del partito oggi è salutare. Senta, secondo lei, per tradurre proprio in termini personali, non personalistici, personali, la situazione, secondo lei è componibile il contrasto tra Alfano, Nuovo Centro Democratico, che guarda verso Berlusconi, e Salvini e la Meloni dall'altra parte? Guardi, Berlusconi c'è sempre riuscito. Io credo il miracolo politico di Berlusconi sia stato ricombattare un'area i cui soggetti componenti erano così diversi fra loro. Insomma, Berlusconi ha tenuto a bada Bossi che parlava di secessione, di Padania, di indipendenza del nord, che accarezzava il pelo alla protesta in un modo pericoloso. E i nazionalisti come Fini, quindi ha avuto questa grande capacità di essere punto di riferimento, luogo di mediazione alta attraverso anche una proposta di governo ed una proposta politica che è risultata spesso vincente. A mio avviso ci sono i margini e sono certo che una ricomposizione di quest'area moderata debba necessariamente passare per il superamento delle divisioni che hanno finora distinto e reso distanti tutti i soggetti afferenti l'area moderata, l'area di centrodestra. Quindi io credo che il passaggio ulteriore di Berlusconi sia, tra virgolette, far la pace con tutti i soggetti che si dichiarano in qualche modo componenti di un'area politica che non può certo essere a traino leghista o a traino di quell'estremismo, di quel populismo, di quelle voci dissonanti rispetto ad una democrazia matura, rispetto ad una democrazia complessa che va governata. Quindi forme di protesta fino a se stesse sono anche vincenti perché hanno il consenso degli elettori in un momento di difficoltà del paese, ma non avranno mai, a mio avviso, ruoli di governo. Però Parisi ha dichiarato in termini
estremamente chiari, no a qualsiasi forma di lepenismo in Italia, quindi Le Pen, È fuori. no, fuori. Questo significherebbe mettere fuori gioco la Lega. Questo significa mettere in gioco sicuramente Salvini, perché anche nella Lega vedo che c'è una levata di scudi, un atteggiamento critico, lo stesso Maroni ha preso le distanze. E questo baldanzoso giovanotto ha sicuramente spostato la Lega su posizioni lepeniste. Io non credo che questo, come dire, sia connaturato con la storia della Lega. E credo che al nord questa sia una posizione ampiamente minoritaria e trasversale nel paese, perché insomma, problemi come l'immigrazione, un'Europa monetarista un po' cattivella, alimenta questa protesta, ma su quelle posizioni non si governa né si vincono le elezioni. Parisi lo sanno tutti i moderati, quindi è in atto una ricomposizione, ma non certamente a guida leghista, a guida Salvini. E quindi c'è l'esigenza di tenere tutti insieme, ma i moderati insieme, i quali devono riscoprire però la qualità della politica. Dobbiamo fare le battaglie che caratterizzano da sempre il voto moderato, i repubblicani in America, dove purtroppo anche lì è arrivato il vento del populismo e della demagogia, però insomma dobbiamo essere centrodestra facendo quelle battaglie del centrodestra, a cominciare dalle liberalizzazioni, non so, il primo contenuto che Ecco, mi viene ora in mente. all'interno di Forza Italia, lei lo avrà letto, c'è qualcuno che, come dire, sussurra un nuovo patto del Nazareno, cioè sostanzialmente si dice vediamo come va il referendum e poi non è escluso che si possa, come dire, tendere di nuovo la mano a Renzi o che Renzi tenda la mano a Berlusconi. Lei che ne dice di Io questo sono. patto del Nazareno strisciante? Allora, io sono certo innanzitutto che il referendum istituzionale dell'ottobre prossimo costituisce la madre di tutte le battaglie. Vorrei dire, scomodando una frase di un film, nulla sarà come prima. Dopo il referendum, sicuramente vinca il sì o vinca il no, il sistema politico italiano andrà incontro ad una ristrutturazione. Vincerà il sì e allora questa ristrutturazione sarà polarizzata dal capo del governo, reso forte da una vittoria che ha combattuto in prima persona, personalizzando molto la lotta politica e che ha combattuto quasi da solo, insomma, Renzi contro il resto del mondo. Quindi uscirà un leader forte, un leader che regolerà i conti al proprio interno. È un leader che probabilmente si attesterà su posizioni sempre più centriste e moderate, facendo anche da sirena nei confronti di chi, sconfitto anche al referendum, dopo una serie di sconfitte, rischia di rimanere senza casa e senza patria. Dovesse vincere il no, lo stesso, insomma, ci sarà una ristrutturazione. La immagino con una quota preponderante di un centrodestra ringalluzzito dal risultato elettorale. Ma nell'uno e nell'altro caso si porrà il problema quindi di una ricomposizione del sistema politico. L'accordicchio tipo Nazareno credo che sia uno strumento anche meschino per regolare un periodo che sarà di grosse fibrillazioni. Potrebbe anche starci, però ripeto, qui il tema è la ricomposizione del sistema politico che avverrà dopo il referendum, vinca il sì o il no. Bene, senta, qual è la sua opinione sul referendum costituzionale? Io voterò no, pur condividendo questo spirito riformatore che in qualche modo sta animando il governo Renzi, uno spirito però più declamato che sostanziale. Voterò no per il merito della riforma, perché restringe gli spazi di democrazia, l'abolizione delle province, o meglio, del voto ai cittadini per la provincia, altrimenti la provincia è rimasta così com'era.
l'abolizione del voto per il Senato, ma il Senato rimane. E qual è il motivo per l'abolizione del Senato? Risparmiare sulle indennità. Bene, si dia un terzo a tutti i parlamentari, Camera e Senato, compresi i consiglieri regionali, rispetto a quello che si dà, ma rimaniamo con i nostri livelli istituzionali, quelli scritti dai padri costituenti, certo differenziando le funzioni. È impensabile che oggi, con i tempi che la democrazia complessa impone al governo, ci sia la doppia lettura su ogni legge. Differenziamo le funzioni, così come avviene nei paesi democratici, manteniamo le due Camere, abbattiamo drasticamente la spesa pubblica riguardante la politica e riformiamo questa legge elettorale che, come dire, risente purtroppo anche il dibattito che c'è, degli umori, delle opinioni politiche, delle preoccupazioni elettorali, quindi non ha un respiro lungo, serve alle convenienze del momento. Quindi, secondo me, e sono sempre stato di questo avviso, il primo turno serve per fotografare le opinioni degli italiani, in modo tale da rappresentare, da consentire una rappresentanza anche delle opinioni in Parlamento. Col secondo turno andiamo però a dare una risposta di governo grazie ad un accordo politico tra le forze che si ritengono affini e che su questo chiedono il consenso agli elettori sulla base di un programma e di un leader. Senta, lei è favorevole ad un'intesa, sia pure non formale, tra centrodestra e 5 Stelle a proposito del referendum costituzionale, marciare divisi per colpire uniti il governo Renzi e Renzi proprio? Come dire. Guardi, le dirò, ho espresso il mio voto contrario al referendum. 5 Stelle faranno altrettanto, con motivazioni anche in parte analoghe alle mie, però credo che ci troviamo su questa posizione e questo ritrovarsi non significa nulla sul piano elettorale. Io sono del tutto contrario ad alleanze di governo con i 5 Stelle, sono del tutto contrario a convergenze elettorali in funzione anti-PD. Penso che l'unica cosa che in qualche modo è condivisibile è l'analisi di un sistema politico, di una classe dirigente non in linea con ciò che chiede la gente, ma il sistema si riforma dal di dentro, non buttando a mare il tutto, perché questo significa buttare a mare l'acqua sporca e il bambino, significa non differenziare tra persone serie e ladri, e significa dare spazio alla demagogia, che poi arrivano al governo e sono divisi, hanno a che fare con la giustizia, quindi non c'è una vera alternativa morale. Anche il PD, Berlinguer dicono questo, poi si è visto che la questione morale ha riguardato anche loro, soprattutto al netto di qualche giudice, di qualche magistratura un poco sonnecchiante o almeno incline al perdono a senso unico. Beh, credo che la ristrutturazione del sistema non possa mai vedere una convergenza tra Movimento 5 Stelle e il centrodestra. Sebbene si prende atto che il sistema oggi è tripolare, ancor più per questo questa legge elettorale non va bene. Che ne pensa lei se Renzi fosse sconfitto al referendum costituzionale? Dovrebbe dimettersi o dovrebbe restare in carica, come dicono alcuni? Beh, io credo per la forte personalizzazione che ha dato di questo evento debba trarre le dovute conseguenze, che sono quelle delle dimissioni. Dovrebbe rimettersi. Sì, dovrebbe dimettersi. Dimettersi però non significa andare dritto dritto alle elezioni. Bene. Significa esplorare se in Parlamento ci sono delle maggioranze che possano consentire una conclusione naturale della legislatura, a patto che però si garantisca la governabilità, che significa l'efficienza delle istituzioni. Passiamo un momentino alla situazione economica del nostro paese. La ripresa c'è, è lenta, ma c'è.
E lo dicono tutti gli indicatori economici, lei lo sa questo. Invece, come interpreta questa inversione di tendenze che c'è stata nel nostro paese? La politica governativa allora era giusta. Ma guardi, insomma, non darei come fa spesso Renzi, da buon imbonitore di masse qual è, da ottimo comunicatore, un ruolo decisivo alle politiche di governo, sebbene alcune siano andate nel senso giusto. C'è una congiuntura internazionale favorevole, il vento è cambiato, assistiamo in tutta Europa, un po' in tutto il mondo, ad una seppur Beh, ma timida 580.000 ripresa. posti di lavoro in più sono tanti, eh. Ma noi ci riprendiamo un po' meno di altri, insomma, stando agli indicatori. Però, insomma, sicuramente sta dando una mano e anche perché è diminuita la conflittualità. Insomma, è fuori di dubbio che la produttività aumenta in rapporto ad una conflittualità diminuita. La conflittualità spesso era di matrice sindacale, i sindacati sono un po' nell'angolo. Insomma, c'è questa presa di coscienza che il paese deve avere una maggiore produttività e un governo più incisivo su questo, e su questo, insomma, si notano dei miglioramenti che vanno ascritti anche a merito di questo governo. Insomma, non tutto è male, però, insomma, attribuirsi il merito di una ripresa economica che è anche frutto di una congiuntura internazionale favorevole, il costo del petrolio è basso, le politiche monetarie di Draghi, l'abbattimento dei tassi di interesse, mi sembra un po' eccessivo da parte del nostro Quindi lei governo. dice sostanzialmente che questo dato ha preso un po' con le molle, Sì, va capisci? salutato con favore, c'è una complicità del governo, ma è essenzialmente frutto di una congiuntura Beh, internazionale favorevole. senta una cosa, il rapporto Svimez sul 2015, che è stato pubblicato qualche giorno fa, rivela che per la prima volta dopo 20 anni il Sud, sia pure di poco, di pochissimo, è cresciuto più del Nord. E questo è un fatto, diciamo, estremamente significativo, estremamente importante. È vero che il Sud ha avuto nel passato, come dire, due impennate. Ha superato il nord per la famosa cassa del Mezzogiorno, lei se lo ricorderà, era Certo, una cosa seria, anche se altro che. veniva presa in giro, e per la programmazione concordata. Come lo interpreta questo segnale? Di buon auspicio? Oppure lei ritiene che si sia trattato semplicemente di un fatto? Così, di un esploit marginale. No, io credo che possa essere posto a sistema, che sia strutturale. Il Sud in qualche modo sta segnando, insomma, delle dinamiche tali da potersi in qualche modo affermare anche a livello nazionale. Sono state anche le politiche di investimenti cospicui grazie all'Unione Europea, sebbene qui c'è un problema di spendibilità delle risorse che è un po' arranca anche per colpa di una classe dirigente locale, regionale, non proprio all'altezza della situazione. Lo stesso rapporto segnalava anche una leggera ripresa della fiducia degli italiani, insomma, nel paese, questo è un aspetto anche positivo. Io credo però che ci sia una grande assente nel dibattito politico degli ultimi 20 anni, è la questione meridionale, derubricata da tutti i governi, anche per paura di questa questione settentrionale portata avanti in modo a volte virulento dalla Lega. E a sud i segnali sono positivi, ma senza incoraggiamenti, senza incentivi, senza politiche straordinarie, vogliamo chiamarlo intervento straordinario, Cassa per il Mezzogiorno, Banca per il Sud, diamoci il nome che vogliamo, ma senza un intervento compensativo. Il Sud non ce la farà mai. Purtroppo però assistiamo a parametri per la definizione dei finanziamenti alle università, parametri
per l'assegnazione delle risorse per la spesa sanitaria, penalizzanti per il Sud. Occorre un'inversione di tendenza affinché in qualche modo le risorse si trovino e non penalizzino il Sud attraverso l'utilizzo di criteri di assegnazione estremamente negativi per noi. Senta, il professore De Rita, commentando la situazione economica italiana e accennando a quello che anche lei diceva, qualche timido segnale di ripresa, dice sostanzialmente di puntare su tre obiettivi. Cioè noi dovremmo sfruttare, dice De Rita, il lusso dell'Italia, cioè la moda. Siamo imbattibili in ogni campo. Il secondo punto è l'enogastronomia, perché il prodotto tipico delle regioni italiane si afferma ovunque in maniera straordinaria. E terzo, la produzione meccanica, di parti meccaniche. Questi sono i tre punti che secondo Derrida possono come dire, significare la chiave di volta del progresso del Sud. E a proposito sempre di questo progresso del Sud e a quello che lei accennava, si ha il dato che per esempio la Basilicata cresce addirittura del 5,5% del prodotto lordo. Mentre la Campania resta ferma allo 0,2%. Che spiegazione le si darebbe di questo quadro un po' complesso della situazione? Che cosa pensa? Perché noi restiamo dietro? Allora, innanzitutto vorrei condividere questo pensiero lungo, come al solito, di De Rita. Oltretutto si fa riferimento alle abilità dell'italiano, alle eccellenze degli italiani, la creatività dell'italiano, dal Rinascimento in poi, la moda, i prodotti del nostro territorio frequentemente fertile, quindi l'enogastronomia, e le industrie di eccellenza, l'industria meccanica qui. Dobbiamo un poco riprendere il discorso con la speranza che la Fiat voglia ricominciare a fare autovetture di qualità. A questo aggiungerei però una rinnovata politica turistica che in questo modo andrebbe anche ad approfittare di una maggiore domanda verso il nostro paese a seguito della chiusura, probabilmente, auspicabilmente temporanea, degli altri approdi di mete esotiche oggi impedite o fortemente sconsigliate a causa dei problemi legati al terrorismo internazionale. La Campania cresce molto meno, la Campania purtroppo insieme alla Calabria è la regione che più arranca. Io credo che qui ci sia un problema Napoli che molto condiziona. È un problema di una cultura, di una mentalità, di come dire, di una problematica che si è incancrenita nel tempo, rispetto alla storia nobilissima del capoluogo partenopeo, grida vendetta questa cosa, ma lì c'è questo Napoli che è una zavorra per la Campania. Io amo Napoli, sono tifoso del Napoli, ho studiato a Napoli, insomma, e quindi non dico con particolare sofferenza, ma c'è anche un problema di classe dirigente. La regione Campania continua a distinguersi per inefficienza, per il regno della politica politicante, del clientelismo selvaggio. È arrivato questo tribuno della plebe promettendo un'inversione di tendenza. Non Abbiamo le visto piace, De Magistris. De Luca, parlo di De Luca soprattutto, De Magistris Sancormino, sono come dire, degli imbonitori, delle persone che, vorrei dire la crozza dei personaggetti, che stanno lì a miracolo mostrare, molto pieni di sé, ma
dei risultati estremamente magri, soprattutto rispetto a quanto promettono. C'è un problema, ecco, di classe dirigente. La nostra è una regione anche complessa, con un territorio infame, con problematiche legate anche alla criminalità organizzata. Noi da queste parti però riusciamo a difenderci meglio e per questo ancora una volta dobbiamo dimostrarci più dinamici anche per quanto concerne lo sviluppo. Bene. A proposito di classe dirigente, lei mi dà lo spunto per farle una domanda e per rientrare di nuovo con l'intervista sull'organizzazione di Forza Italia, mi dà lo spunto per fare una domanda sulla nostra provincia. Lasciamo stare come giudizio il PD, che mi sembra un'accolita di folli per come si muove e come agisce. In provincia di Torino non si capisce più niente di quello che succede nel partito di Renzi. A questa, come dire, effervescenza tumultuosa e caotica del PD corrisponde sul centro-destra e in Forza Italia una sonnolenza assoluta, nel senso che il partito non esiste in provincia di Avellino. Forza Italia è silente. Lei, che è un personaggio di spicco, che ha le qualità che io evidenziavo nella presentazione, cioè un uomo di base, un uomo pulito, un uomo serio, via dicendo, che ha militato sempre in schieramenti moderati. Come vede una situazione di questo genere? Purtroppo è il vizio all'origine, egregio direttore. Lei ha fatto un'analisi, come sempre, validissima della situazione politica in provincia di Avellino, ad un PD dilaniato che non riesce a governare. Si pensi ciò che accade ad Avellino, corrisponde un centrodestra totalmente disorganizzato. L'origine è quella di aver pensato, immaginato, vorrei dire organizzato, ma vorrei dire disorganizzato, un partito che non è un partito, è un movimento che finora è vissuto grazie ad una leadership condivisa. Oggi questa leadership è molto appannata, invece c'è bisogno di un partito non leggero, ma organizzato sul territorio, con i suoi punti di riferimento, con i suoi circoli, la sua classe dirigente periferica. Io spero che Parisi serva a questo, serva anche a limitare, come dire, gli appetiti di chi combatte battaglie in moto proprio, battaglie personali, volte soltanto all'autoaffermazione, senza alcun vincolo di partito, senza alcuna logica di appartenenza. Insomma, un partito organizzato oggi è un partito che vive nei suoi organismi, che nelle istituzioni dove è rappresentato in qualche modo possa rapportarsi e raccordarsi con il partito per realizzare i programmi del partito. Viviamo un po' troppo a briglia sciolta, dove ognuno cerca di preparare uno splendido futuro per sé, senza dimenticare che comunque appartiene ad una famiglia e questa famiglia ha bisogno anche di gesti concreti, di rispetto e di gratitudine. A proposito di un gesto concreto, lei ritiene ipotizzabile un commissariamento della situazione del partito in regione e ad Avellino? Io credo che non sia questa la strada migliore. Io credo che la strada migliore sia quella di costringere a lavorare gli organismi eletti che al momento ci rappresentano. C'è stato un incontro nei giorni scorsi tra Parisi e Desiano, il coordinatore regionale. Sicuramente Parisi ha detto a Desiano, come avrà detto a tutti i coordinatori regionali, che c'è l'esigenza di organizzare e di strutturare il partito sul territorio. Aspettiamo, attendiamo con ansia di avere le positive ricadute sul territorio. Ovviamente non ci sarà un muro, un ostacolo frapposto al tentativo di riorganizzare del partito, ma in qualche modo tutti dobbiamo dare una mano. Il commissariamento è spesso un atto d'imperio, li abbiamo già sperimentati nel passato, Cosenza, Milanese,
hanno prodotto soltanto guasti e penso che continuerebbero a produrre queste logiche autoritarie per cui è meglio responsabilizzare chi rappresenta il territorio. Oggi abbiamo chi questo territorio comunque legittimamente rappresenta anche grazie ad una storia di consenso piuttosto radicato. Bene, chiudiamo qui la nostra intervista con questa scelta che lei fa. Dice che il commissariamento può essere un atto di imperio, meglio partire dal basso, tentare di ricostruire il partito su basi più solide, chiamando a raccolta un po' tutte le forze che pure ci sono, che sono sparse e non guidate. La chiudiamo qui questa chiacchierata. La ringrazio, le auguro buone ferie. Grazie. Lei ha visto l'Avellino ieri a Sì, Stucchi, quindi sono un super tifoso. è contento. Come va È Avellino? contento che a Sturno utilizza gli impianti sportivi realizzati durante la mia amministrazione decennale. Sono contento di aver visto una bella squadra ieri che ovviamente va completata. Mi fido totalmente della dirigenza, a cominciare dall'amico Enzo De Vito, che riesce a fare sempre le migliori nozze con i fichi secchi. La mettiamo agli atti, questa dichiarazione gliela facciamo sentire. Sì. Ho Cioè lei ha fiducia nell'Avellino, se poi non dovesse andare bene. parlato però di completamento della squadra. Completamento della squadra. E chi manderebbe via e chi prenderebbe giù? L'anno Sì, scorso ci sono queste alcuni cose là che. che è un tifoso arrabbiato dell'Avellino. Arrabbiato no, sono anche tifoso del Napoli, penso un po', ma sono arrabbiato col presidente, non con Higuaín. Sono un poco strano in queste mie cose. E per quanto riguarda Avellino, manderei via chi l'anno scorso ha deluso, insomma, pur percependo un fior di ingaggio. E Dico prende. io, Sì. Tavano. Beh, sì, insomma, Tavano è tecnicamente eccellente, anche ieri lo ha dimostrato, ha fatto un gol bellissimo, però è demotivato, non si impegna, è venuto a Allora, trascorrere. Avellino abbiamo sistemato. Il Napoli. Il Napoli, spero che il presidente voglia investire questa fortuna. Io ho difeso pubblicamente con un post su Facebook Higuaín perché aveva posto legittimamente esigenze di un Napoli forte. In 3 anni il presidente continua a comprare giovani di belle speranze, ma con questi non si fa il salto di qualità. Higuaín è andato alla Juve perché è l'unica squadra che ha dato 90 milioni al presidente che finge di essere deluso. Che Ma piglierebbe su un è nome, gongolante di gioia. un Io nome, uno. non certamente Icardi a 70 milioni, valorizzerei molto Gabbiadini, prenderei un centravanti come Bacca, ma potenzierei là dietro. Spero soltanto che non venda Koulibaly, ma ho questo fondato timore. Beh, grazie per questa digressione sportiva. Grazie a Francesco Lignide, il nostro regista che sta sudando come noi con le telecamere. E a tutti voi, buonasera.